Forse per il format che ci siamo dati anche nelle precedenti volte. Per favore, porta serenamente un minuto di silenzio, perché siamo al batto finale. Credo che per rispettare il format dei seminari, di questa tipologia di seminari, credo che debba intervenire prima io. E ponendo anche alcune questioni al subcommissario e chiedendo cosa ne pensa e quali impegni può assumere. Intanto grazie, perché questa è stata oggi, dal mio punto di vista, una giornata davvero piena di contenuti, di spunti, di riflessioni, tutti molto importanti. Una cosa vorrei scongiurare, perché questo è nello spirito di cittadinanza attiva, di buona vita e malato, più che il perché di questo incontro, più che individuare le responsabilità politiche sul aver fatto qualcosa o non averlo fatto, essere colpa di questo o di quest'altro, i cittadini, che ormai sono cittadini intelligenti, che esercitano la propria intelligenza per poi orientare il proprio voto nelle elezioni, vorrebbero non avere appunto individuazioni di responsabilità dall'uno all'altro, ma capire qual è il progetto concreto di tutti i rappresentanti politici che si candidano a governare questa regione, per rimettere al centro il diritto dei cittadini alla salute. Questo è l'obiettivo di questo incontro. Purtroppo dalla classe politica a me oggi non è arrivato un messaggio chiaro su quale sia il progetto per mettere al centro il diritto alla salute dei cittadini, quindi qual è il programma politico sulla sanità di tutti questi rappresentanti politici che sono intervenuti qui oggi. Quindi mi aspetto e quindi credo che in questo confronto possano uscire forse degli spunti per capire quali sono le direttrici da seguire. Perché i cittadini vogliono oggi certezza sui propri diritti. Per avere certezza sui propri diritti bisogna aver chiaro un piano, che oggi ribadisco non mi è risultato chiaro. Ringrazio Ines Maroni, Piero Spampinato, Giuseppe Corrado, tutti gli amici di Cittadinanza Attiva di Comune Vietto e Malato di Crotone, tutti gli amici di Cittadinanza Attiva, e ringrazio Lilli per aver sostenuto in modo non condizionato questo appuntamento che permette di riflettere su delle tematiche così importanti per la vita dei cittadini. Detto questo, come è nella modalità di agire del nostro movimento, noi parliamo sulla base di evidenze, quindi di dati, non chiediamo cose che sono campate in aria, né facciamo proclami. Oggi ho sentito delle imprecisioni su alcuni dati e io quindi vorrei approfittare qui per fare un po' il punto della situazione su dati certi e certificati non soltanto da noi ma anche dal Ministero. Allora, intanto non è vero che la Regione Calabria ha una spesa pubblica pro capite più alta degli altri paesi, delle altre regioni. È una bugia e un'inesattezza. La Regione Calabria è una delle regioni che ha una spesa pro capite pubblica più bassa d'Italia. Vi do il dato: a fronte di 2.029 euro pro capite della Regione Emilia-Romagna, la Calabria ne spende 1.730. A fianco ad una più bassa spesa pubblica pro capite, la Regione Calabria affianca anche una spesa privata pro capite più bassa d'Italia. Vi do il dato: la Regione Calabria spende 374 euro pro capite per la sanità privata, cioè spesa privata per appunto cure sanitarie, pari a 374 euro pro capite contro i 702 della Regione Veneto. Accanto ad una minore spesa pubblica pro capite, una minore spesa pubblica e spesa privata pro capite, la Regione Calabria affianca un altro primato: la minore spesa pubblica pro capite di carattere sociale per interventi sociali erogati dai comuni. E qui la differenza si fa molto più marcata, e l'impatto di questa spesa è anch'esso molto importante sulla vita dei cittadini. Si chiama l'Alzheimer. Questa è una spesa importantissima per il sostegno alle famiglie di Alzheimer. L'Italia spende 25 euro pro capite in media, anno 2009, quindi è ancora scesa
Calabria. La Calabria, scusate, la Calabria ha una spesa sociale pro capite di 25 euro nel 2009. Questo vuol dire che ora il valore è ancora più basso per i noti tagli anche ai fondi nazionali per le politiche sociali, a fronte di una media nazionale di 115 euro. Non vi dico quanto spende la provincia di Trento, sono 250 euro in media. Poi se andiamo a scavare all'interno di questa spesa, andiamo a vedere quanto per la disabilità, le cifre si abbassano ancora di più. A fianco a questi dati noi abbiamo anche un disavanzo in sanità che sta, dai dati che sono stati diffusi, è un dato che è migliorato e quindi stiamo raggiungendo l'equilibrio dal punto di vista dei conti. Però abbiamo un dato, sempre questo certificato dal Ministero, che ci dice che la Calabria comunque è una delle regioni inadempienti rispetto a quello che deve essere garantito ai cittadini per legge, e cioè rispetto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria di questo paese. Quindi partiamo da questo presupposto. Questo è la regione che, premesse tutte queste criticità, non garantisce quello che dovrebbe garantire. Da qui bisogna ripartire. Cioè, da qui questo è il dato oggettivo dal quale si deve ripartire in un ragionamento serio, onesto, che vede, mette al centro il diritto dei cittadini e la sua effettività. Non garantisce i LEA, e questa è un'altra grande ingiustizia, credo che vada esplicitata, chiede ai cittadini un costo maggiore da parte dei propri redditi. Cioè, mi riferisco, se voi andate a vedere, questi sono dati della Corte dei Conti, quanto pesa l'aliquota IRPEF in regione Calabria rispetto agli altri paesi, voi vi accorgerete che abbiamo un'aliquota dello 2.03 contro un'aliquota del Veneto dell'1.2. Questo vuol dire, in definitiva, il dato brutale è che i cittadini calabresi pagano di più e hanno di meno rispetto agli altri paesi. Quindi questo è, cioè non è che bisogna girarci intorno più di tanto, poi qualcuno può condirla come vuole, però questo è il succo. Detto questo, il primo impegno che un'organizzazione di cittadini, insieme alle associazioni, chiedono ad un'amministrazione regionale che deve gestire questo bene comune così importante, il servizio sanitario regionale, e un diritto alla salute, un diritto costituzionale, è sicuramente quello, visto che prima è stato fatto, bisognava farlo, era urgenza, il piano di rientro era importante. Io ricordo che il piano di rientro, come è stato detto dalla professora Urbani, nella normativa che lo disciplina, il piano di rientro è un piano che vede due azioni contemporanee. Una, la riqualificazione della spesa attraverso una riqualificazione dei servizi. Ora, io mi domando, da cittadino, però prendetela così come cittadino, perché questo sono. Come, se abbiamo raggiunto un tendenziale equilibrio di bilancio e contestualmente i LEA al Ministero ci dice non averli garantiti in questa regione, i cittadini, come l'abbiamo raggiunto noi l'equilibrio di bilancio? No, questa è matematica. E allora c'è qualcosa che non funziona, perché se l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto, ma i LEA non sono garantiti, io mi domando quell'equilibrio di bilancio come è stato raggiunto. E probabilmente, quindi, da qui questa è un'altra evidenza da quale bisogna ripartire, e cioè che comunque bisogna lavorare. Oggi l'impegno che i cittadini chiedono è sicuramente il rigore della spesa pubblica, perché i cittadini sono cittadini responsabili, non rivendicano più l'ospedale, duplicazione di altri ospedali, rivendicano servizi accessibili, di qualità e sicuri. E già oggi i cittadini fanno chilometri per andarsi a fare un intervento chirurgico in sicurezza, perché io sfido chiunque a dire tra di noi che qualunque di voi, qualunque persona tra voi, si va a fare un intervento al primo ospedale che gli capita. Penso che ci rifletta un po' prima di farsi fare un intervento e vada nell'ospedale dove gli esiti, perché oggi qui nessuno l'ha detto, gli esiti sono di un certo tipo, e cioè un ospedale che sia sicuro.
Quindi la prima questione che un'organizzazione cittadini pone all'amministrazione è: come intende l'amministrazione, in questo punto perché ormai lo do per scontato, rimettere al centro l'effettività dei livelli essenziali di assistenza, che devono essere accessibili, di qualità, sicuri ma anche innovativi. Perché? Perché se l'equilibrio è stato tendenzialmente si sta raggiungendo, è stato raggiunto, i LEA non sono in equilibrio, vanno garantiti, quindi la prima cosa che chiedono i cittadini è come si intende rendere effettivi realmente questi livelli essenziali di assistenza che sono definiti per legge all'interno della Regione Calabria. Perché sono prima di tutto l'effettività dei LEA sono funzionali all'effettività del diritto alla salute, che è un diritto costituzionale, ma noi pensiamo pure che se i servizi vengono gestiti bene ne guadagna anche la spesa pubblica, perché laddove i servizi sono amministrati e gestiti bene, diciamo anche la spesa pubblica ne ha del tutto vantaggio, cioè anche la spesa pubblica migliora. Quindi questa è la prima questione. Ora le dico un po' quello che noi pensiamo debba essere fatto per rimettere un po' in equilibrio il diritto alla salute dei cittadini calabresi con quelli delle altre regioni, perché c'è uno squilibrio evidente. Ci sono cittadini di alcune regioni che hanno un diritto alla salute di un certo livello e c'è il cittadino calabrese che ce l'ha di un altro e anzi paga pure di più, quindi è doppia ingiustizia. Allora, per noi le ricette sono alcune che io pongo e chiedo su questo un impegno. Sulla prevenzione, visto che io le regalo un nostro lavoro, che è l'Osservatorio Civico sul Federalismo in Sanità, questa è una collaborazione dove noi elaboriamo le performance delle regioni, ci esercitiamo a fare questo esercizio per rivendicare questioni che sono ancora dalla realtà, quindi sono rielaborazioni di dati ufficiali e ministeriali, e a noi fa piacere veramente consegnarlo al subcommissario perché è un soggetto importante in un'ottica di riqualificazione dei servizi calabresi. Lei li conosce, però sicuramente li conoscerà questi dati, però no, sappiamo che lei li conosce, però ci fa piacere che lei conosca anche l'attività che fa il nostro movimento, che è un'attività seria, e questo è il libro che abbiamo prodotto. Allora, in questo libro, in questi dati, nei dati istituzionali, noi siamo venuti a conoscenza di alcune importanti criticità della Regione Calabria, che qui vorrei esplicitare un po' più nel dettaglio, ancorandolo anche a dati, perché sinora sono state... è stato fatto, ma credo vada ancora ulteriormente accentuato questo aspetto. Allora, sulla prevenzione, ho sentito anche il responsabile dei LEA, no? Intanto in generale sulla prevenzione viene destinato circa il 5% del Fondo Sanitario Nazionale, ma nella realtà se ne spende effettivamente neanche l'1% in Italia. In Regione Calabria, invece, la Regione Calabria è quella che ha la spesa pro capite per prevenzione più alta d'Italia, è la seconda regione che spende di più a livello pro capite per prevenzione. Però se si va a vedere l'impatto di quella spesa in termini di effetti e di risultati, noi ci accorgiamo che la Calabria è una delle ultime regioni dal punto di vista delle performance in prevenzione. Questo non lo dico io, lo dice sempre il Ministero, cioè, quindi andate a prendere col Ministero. Allora, questo lo dice il Ministero. Ed è scarsa su un settore molto delicato per la vita dei cittadini, che è per esempio l'adesione effettiva ai programmi di screening per cancro alla mammella, cancro al colon retto e cancro alla cervice uterina. Quindi questa dimostrazione che non è che se tu spendi di più è assicurata migliori risultati, però quindi questo dimostra anche il contrario, cioè che non è detto che chi spende di più poi raggiunge risultati migliori. Però qui ci sembra che sia importante evidenziare questa gap. Si spende di più e si produce in termini di risultati di meno, e questo è un elemento importante sul quale evidentemente chiedo all'amministrazione cosa intende fare per invertire questo trend. Non solo quindi per garantire maggiori risultati in termini di salute e adesione a programmi di prevenzione, ma anche per spendere meglio i soldi che hanno a disposizione, perché evidentemente vuol dire che se io spendo di più e ho risultati peggiori, quelle risorse non le sto impiegando nel modo migliore. E qui, in tempo di spending review, le risorse, anche il singolo euro, deve essere speso nel modo più costo efficace possibile. Dall'altra parte, sempre sulla prevenzione, se si vanno a guardare i dati di Osservasalute, si vede che, per esempio, per quanto riguarda i stili di vita,
la regione Calabria è una delle regioni con peggiori stili di vita, e visto che il miglioramento dell'utilizzo delle risorse economiche e il miglioramento della qualità della vita e del diritto alla salute delle persone parte dalla prevenzione, questo ci sembra sia un tema importante. Quindi cosa fare? Cosa fa la Regione Calabria? Cosa intende fare la Regione Calabria per invertire questo trend? Pensando che il diritto alla salute è la risultante di un insieme di politiche integrate, non solo politiche sanitarie, ma politiche nella scuola, politiche ambientali, politiche, insomma, è il risultato. Quindi cosa intende fare la Regione Calabria per invertire questo e per ragionare anche in un'ottica integrata? Il direttore Pasta lo richiamava, la programmazione integrata della spesa pubblica oggi è la chiave di volta per garantire la sostenibilità e migliori effetti sulla salute delle persone. Sulle liste d'attesa, questo è un altro grande problema. Ad esempio, il Ministero ce lo dice, la Regione Calabria è una di quelle regioni che risulta inadempiente rispetto ai adempimenti che il Ministero richiede. E allora qui la questione che pongo, vogliamo fare un piano di governo dei tempi d'attesa condiviso con i cittadini per governare realmente i tempi d'attesa in questa regione? Cioè ci mettiamo intorno a un tavolo e diciamo cosa va fatto per governare i tempi d'attesa, quindi cosa va fatto per governare bene anche l'attività intramuraria, cosa va fatto per eliminare tutti i conflitti di interesse che ci sono oggi tra attività istituzionale e attività intramuraria. Questo è un altro discorso. E cosa va fatto? Lo Stato ha previsto in un'intesa Stato-Regione l'istituzione di organismi paritetici permanenti sul monitoraggio dell'attività intramuraria, dove dentro noi abbiamo scritto un emendamento che è stato recepito, devono esserci anche i rappresentanti delle organizzazioni cittadine, si capisce perché ogni regione rigetta la richiesta di partecipazione a questi organismi che monitorano il volume dell'attività pubblica e quella intramuraria. Su questo la Regione Calabria intende aprire le porte alle organizzazioni cittadine per verificare che non ci siano conflitti di interesse e squilibri tra attività istituzionale e attività intramuraria? Questa è un'altra domanda. Per quanto riguarda ospedale e territorio, io vi faccio sempre domande sulle evidenze. Io mi sono stampato qui l'ultimo aggiornamento della valutazione dell'andamento dei piani di rientro delle regioni, questo è sempre il Ministero della Salute. Mio malgrado, sono rimasto abbastanza sbalordito da alcuni dati che qui vi riporto. La Regione Calabria, è vero che ha fatto un'attività di efficientamento per far rientrare dal debito e così via, però la realtà che oggi il Ministero ci restituisce è un numero posti letto per 1000 abitanti in assistenza ospedaliera un po' più bassa del valore mediano previsto, che è il 3. Il 3 è quello che è stato previsto con il nuovo regolamento e standard ospedalieri, sul quale poi ritorno, che ancora però non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Mettiamo che ancora il riferimento è il 3.3, mi sembra che si attesti sul 2.9 la Regione Calabria, quindi nel far rientrare il debito mi sembra che si sia un po' tagliato un po' troppo, andando anche sotto il livello che era stato richiesto dalle istituzioni sull'assistenza ospedaliera. Sul territorio siamo di gran lunga sotto per quanto riguarda i posti letto residenziali e semiresidenziali. Questi sono i dati che io ho qua del monitoraggio del Dipartimento della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, quindi a questo mi attengo e non dico altro. Se vado a vedere l'assistenza territoriale ci accorgiamo che in particolare l'assistenza domiciliare integrata, ci accorgiamo che la Regione Calabria sta sotto e di parecchio rispetto ad altre regioni d'Italia. Parliamo a malapena, se non sbaglio, del 3% di anziani trattati nati, insomma, contro valori dell'Emilia Romagna che vanno veramente a livelli altissimi. Quindi anche su questo, cosa la Regione intende fare per porre la Regione Calabria in equilibrio rispetto a quello che prevede la legge e rispetto ai livelli degli altri paesi, delle altre regioni. Vado velocemente anche ad altre cose. La questione non è tanto però la quantità di posti letto, come mi ha detto, la quantità di risorse spese. Secondo noi, probabilmente dietro quei posti letto non utilizzati che lei dice, che comunque stanno sotto la media, di poco ma stanno sotto la media, quindi si è andato un po' oltre, perché non vengono utilizzati? Io non sono convinto a questo punto perché che i posti sono troppo di più rispetto al fabbisogno di salute. A questo punto, se devo leggere i dati del Ministero della Salute, dico,
penso che probabilmente la qualità dell'assistenza in quelle strutture non sia tale da essere messa a paragone con le altre regioni. Quindi la qualità e la sicurezza delle prestazioni. E qui ci sono valori molto chiari, che non lo dico io, lo dice sempre Agenas. C'è il piano nazionale esiti che chiarisce perfettamente quali sono gli esiti di salute delle prestazioni erogate in Calabria. E allora non faccio fatica a capire e a comprendere come un cittadino calabrese, giustamente se deve fare un intervento di cancro, si sposti leggermente. Questo io non voglio che accada, noi non vogliamo che accada, e quindi chiediamo che si riqualifichi anche la qualità e la sicurezza, oltre che l'accessibilità. Su questo, in termini di qualità, la Regione Calabria quali impegni intende assumere per far sì che ritorni ad essere o inizi ad essere attrattiva in termini di qualità per i cittadini calabresi? Questa è un'altra domanda. Rispetto al regolamento sugli standard ospedalieri, che voi tutti avete approvato, tutte le regioni insieme allo Stato avete approvato, lì c'è scritto una cosa che i cittadini approvano a pieno titolo. C'è scritto che il rapporto tra personale amministrativo e personale sanitario si deve attestare al 7%. Quale impegno la Regione Calabria, entro quando la Regione Calabria fa una mappatura del rapporto tra personale sanitario e personale amministrativo, entro quando la Regione Calabria mette in atto provvedimenti specifici per rimuovere questo squilibrio? Perché sono tutte risorse umane, economiche, tolte magari a chi è soggetto di erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel nostro paese. Sulla cronicità, dove si gioca la gran parte della spesa pubblica, cioè la cronicità assorbe, tutti noi sappiamo che assorbe il 70% della spesa pubblica nel nostro paese, quindi è una priorità nelle politiche di programmazione di una nazione, dell'Europa, della nazione, delle singole regioni, delle singole aziende sanitarie locali. Non a caso nel patto per la salute c'è un piano nazionale di cronicità. Io sto partecipando ai lavori del Ministero della Salute con tutte le regioni e tutte le società scientifiche sul piano nazionale di cronicità, che mi aspetto a questo punto venga subito adottato dalle singole regioni nel momento in cui è stato chiuso, quindi chiedo un impegno anche su questo, perché lì definiamo i modelli gestionali e organizzativi delle cronicità che servono a ottimizzare anche la spesa, oltre che garantire una migliore gestione delle patologie. Però siamo indietro di molto sui PDTA. I PDTA servono a garantire certezza della presa in carico, certezza e tempestività della diagnosi, appropriatezza delle prestazioni, e cioè io ti faccio l'esame quando ce n'hai bisogno e nel tempo in cui ce n'hai bisogno dal professionista più adeguato, quindi ho un utilizzo delle risorse più appropriate e ho quindi raggiungo l'obiettivo di salute della comunità. Su questo però siamo un po' indietro, anche se so, mi è stato detto che su una patologia, mi sembra sulle patologie reumatiche, si sta facendo qualcosa, non lo so se è così, però chiedo anche questo. Mi accingo a chiudere, e questi sono due temi che interessano ancora di più i cittadini, sulla trasparenza in sanità. C'è un riferimento di legge che lo prevede, che è necessario che tutte le regioni, tutte le aziende sanitarie locali garantiscano trasparenza in sanità. Perché la trasparenza aiuta, diciamo, garantisce una gestione ottimale e oculata e appropriata delle risorse pubbliche, oltre che garantire migliori servizi ai cittadini. Allora, è chiaro che deve essere una trasparenza sostanziale e non formale, questo noi lo diciamo, però se io attraverso Agenas, che è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, con la quale Cittadinanza Attiva, Tribunale Vittima Malato, collabora costantemente. L'altro giorno abbiamo incontrato il direttore Bevere ed è stata esplicitata la volontà ad instaurare tutta una serie di attività sul monitoraggio dei LEA nei territori regionali, quindi siamo partner dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali. Ecco, su questo, se Agenas mi dice, fonte Agenas, che la Calabria è la penultima regione per performance inerenti il livello di adempimento dei requisiti previsti dalla normativa sulla trasparenza, io da cittadino credo che ci sia un problema, e credo che sia il problema più importante della sanità calabrese. E quindi su questo i cittadini chiedono conto alle istituzioni sul perché non ci sia un livello di trasparenza tale previsto dalla legge. E su questo quindi mi sembra tacito
che l'amministrazione regionale calabrese debba cambiare passo, e fortemente, perché è la penultima regione. Questo per essere credibili nei confronti dei cittadini che pagano tasse più alte degli altri territori regionali. Quindi su questo cosa intende fare la Regione Calabria per aumentare il livello di trasparenza? E poi, sui direttori generali, il direttore Zito, se non sbaglio, prima richiamava, faceva un discorso sui direttori generali. Io penso che i cittadini interessa invece la partita della nomina del direttore generale, come se gli interessa la partita della nomina dei direttori generali. Anzi, penso che sia una delle partite più emblematiche di questa regione, uno dei momenti più particolari di questa regione. E qui, da cittadino, quindi non da tecnico, però da cittadino un po' informato, pongo invece una domanda, perché su questo vorrei una risposta, perché non lo so se è così o se non è così. Ammesso e non concesso che la Regione Calabria potesse emettere il provvedimento, su questo so che c'è tutta una diatriba tra costituzionalisti e non, io mi domando, nelle nomine che sono state avanzate dalla Regione, la procedura prevista dal decreto Balduzzi di individuazione del direttore generale è stata svolta? E cioè, è stata nominata la commissione di tecnici imparziali che individuassero una rosa tra i direttori generali di competenze certificate dalle quali attingere e fare la relativa nomina? Perché questo è importante, è sostanziale. Io non lo so, e ve lo dico davvero, non lo so, senza polemiche, però visto che oggi è stata tirata in ballo questo discorso, vorrei capire se la procedura avviata dalla Regione Lazio e dalla Regione Sicilia per l'individuazione di direttori generali in quelle nomine che sono state fatte, se sono stati fatti questi passaggi. Questo penso sia importante. Chiudo sulla corruzione, è stato richiamato da Giuseppe Corrado in apertura. La corruzione è un elemento che va in tempi di spending review e in tempi di, diciamo, anche un po' di sfiducia di certi cittadini in certe regioni, no? Di quello che loro hanno in termini di servizi, credo che sia un modo da aggredire e da superare, da eliminare. Visto che ci sono dei dati che ci dicono che comunque la corruzione assorbe tra 5 e 7 miliardi annui al Fondo Sanitario Nazionale, distrae risorse, e visto che la maggior parte dei soldi legati alla corruzione stanno, questo sempre i dati ce lo dicono, dagli istituzionali, stanno nel settore degli appalti pubblici in sanità, perché non prevedere, questo l'abbiamo proposto, per superare questo problema, no? Cosa intende la Regione fare e se intende, per esempio, per seguire la strada, perché costa zero, di inserire la variabile indipendente nelle attività di gara, di appalti, che ha il cittadino comune a rotazione su ogni commissione d'appalto, per garantire perlomeno la trasparenza della procedura, non il merito. Poi magari anche il merito, perché se adeguatamente formati i cittadini entrano pure nel merito, i pazienti saprebbero entrare benissimo in una gara d'appalto per l'istituzione del diabete, il malato reumatico, per tante altre cose. Però costa zero, in tempi di spending review, quindi lo si può fare, perché non mettere la componente, la variabile indipendente da qualsiasi logica del cittadino normale, dentro una commissione che lavora e che si occupa di appalti pubblici in sanità. Questo aiuterebbe un po' la trasparenza a costo zero. In generale mi farebbe piacere sapere dalla Regione se intende e come intende condividere le scelte in sanità, riconoscendo l'istituto della partecipazione civica, del confronto, del coinvolgimento delle associazioni dei cittadini nelle scelte relativamente alle politiche sanitarie, all'implementazione delle politiche e anche al monitoraggio delle stesse politiche, e soprattutto anche al monitoraggio e alla valutazione dei direttori generali, capire se i cittadini in qualche modo possono mettere naso, ficcarci il naso nelle politiche, nella definizione delle politiche, nella loro implementazione, nella loro valutazione e quindi anche nella valutazione dell'operato dei manager pubblici. Grazie.